da dire, ormai ci hanno ricordato che dobbiamo dire a tutti quanti, anche alla persona presente, che ieri questo consiglio, io mi sono accorto di dire che è un po' troppo tardi, ma è finito 2 ore prima perché giocava la Roma. Mentre qua si decide del bilancio e delle sorti di Roma Capitale, ieri il consiglio ha deciso di tornare a casa prima, 2 ore dopo, e stamattina. E stamattina il collega Comaci ha aperto la seduta su una questione dirimente per il presente e per il futuro della città, e cioè sul ruolo del sindaco Marino come porta sfortuna della S-Roma. Così è iniziata l'assemblea stamattina. Allora, Presidente e colleghi, parliamo di urbanistica. Perché di urbanistica alla presenza dell'assessore al bilancio e discutendo del bilancio? Ma per un motivo molto semplice. Perché l'urbanistica oggi, in queste ore, è la moneta di scambio per far passare o meno questo bilancio. E quindi noi, al termine del mio intervento, esporremo la nostra posizione sull'ipotesi eventuale di commissario metropolitano. Un momento di riflessione sulla crescita di questa città, crescita disordinata e casuale del sistema urbano e agricolo della capitale, che non ha prodotto nessun sviluppo e nessun servizio alla popolazione. Questa crescita della città è stata per molti aspetti un vero e proprio abominio. Ora, naturalmente, non ci stiamo riferendo solo alla passata consigliatura, ma ci riferiamo a Rutelli, Veltroni e Arenato, e sottolineo Rutelli e Veltroni. Vediamo qualcuno di queste. Solo alcuni, sono 5 minuti di elenco. Il piano regolatore è varianti infinite, di fatto non abbiamo un piano regolatore, abbiamo un piano che si rinnova di variante in variante. La variante delle certezze, di ulteriore memoria, e l'istituto delle compensazioni edificatorie. A tal proposito, occorre ricordare a tutti cosa è accaduto qualche giorno fa. La madre di tutte le compensazioni nel parco di Tor Marancia è stato sequestrato per 3 ipotesi di reati molto gravi. Ci sono poi, nella lista infinita appunto delle tre consigliature, alcuni fatti che forse è bene ricordare oggi, giusto che ne abbiamo tempo e ne abbiamo voglia e noi per tutti, specialmente tutti, non seguono attenzione. La delibera 62 del 2011, se delibera 62 del 2011, meglio nota come AFS, per la quale abbiamo ceduto la possibilità a Vaticano di edificare 200.000 metri cubi in compensazione di 60 ettari della tenuta della Confetta. In questo caso, come spesso accade, anzi come sempre accade quando si parla di Vaticano, maggioranza e opposizione sono sempre d'accordissimi. Nessun voto contrario, nessuno astenuto. Qual è la situazione attuale di questa delibera? Rimangono ancora da individuare le aree di atterraggio di queste cubature per dove effettivamente costruire. Gli abitanti della tenuta, perché c'erano in questa tenuta degli abitanti, contadini della rigenerazione sottostratto, e nello stesso tempo sono sottostratto anche moltissime famiglie romane in immobili di proprietà del Vaticano. È il capolavoro che avete fatto, complimenti. Delibera 70 del 2011 è uno schema di convenzione tra privati e comuni che dà la possibilità di fare le case prima di completare le strade e i servizi. Direi che non c'è nulla da aggiungere. Poi i toponimi, ecco, il vero fantasma che si aggira, lo spettro che si aggira in quest'aula, in questi giorni, è questo sostantivo, il toponimo. Tutti lo citano, è effettivamente la panacea di tutti i mali. Siamo tutti d'accordo. Bene, i toponimi sono progetti che vanno avanti da 40 anni. Non bisogna essere per capire che un progetto che non è porto dopo 40 anni ha qualcosa di profondamente sbagliato. Abbiamo poi una lista di ville topoli, di casermoni, di ghetti, di dormitori, chiamiamoli come vogliamo, che stanno ricoprendo, in parte hanno già ricoperto di cemento, l'agro romano vincolato. Ne cito solamente qualcuno, qualche decina così, Pagnon Casale, Torpagnon Talure, Casal Bonori, Manfredi Giardino, Pagnotta Ovest su Curo, Cittimola Ovest, Laventina, Pontina Mostacciano, Prato Smeraldo, Torbecenci, Conde delle Genzone, Santa Palomba, Torrino della Gurtone, la Torretta della Laventina, e via dicendo, in realtà sono 2 pagine, ma noi non facciamo.
facciamo ostruzionismo tanto per, diciamo che abbiamo capito di cosa stiamo parlando. La lista va avanti con le fallimentari e completamente fallite centralità. Basta citare due esempi, certo di non poter essere smentiti: la Romanina e la Bufalotta, altro bel capolavoro di Hotel e di Vettore. Grazie. La nuova, la nuvola interminata, ma soprattutto interminabile, di Fuxas, è interminabile, sarà futuro e nuovo eco mostro nel nostro territorio. Tra l'altro mi dispiace dell'assenza del gruppo Marchini oggi, visto che tra di loro è presente un consigliere che aderì come proprietario all'iniziativa guidata dalla Sintecna, che magari ci avrebbe potuto illustrare meglio la dinamica di questo progetto. E voglio rimanere in quel quartiere, l'Euro, per fare una mini lista in 10 secondi, non più di tutti i posti che ci sono e che avete fatto voi, lì da una parte e da quell'altra. Le torri ex Ministero delle Finanze, l'ex Velodrome, l'Uneo, Mediterraneo, Macquarium, la Nuvola con il nuovo centro congressi, gli impianti sportivi delle Tre Fontane che erano un vanto negli anni 80 e anche dopo. Ma prosegue poi la lista, cambiamo zona di un po'. La leggendaria e veltroniana città dello sport. Non se ne parla più, non ne parla più nessuno, ogni tanto la nostra veniamo ed è rimasta lì. Ora qualcuno spera di fare i Olimpiadi del 2024 per riesumarla. Anche quelli, un altro mostro, come quelli di Italia 90, nel stesso rapporto. E poi veniamo al rapporto con i grandi costruttori, sottolineo grandi costruttori, pochi, i soliti. E vi leggo questo scritto: è una dura e triste fatica quella di scovare pezzetto per pezzetto nella nuova Roma la Roma antica, eppure bisogna farlo confidando in una soddisfazione finale impareggiabile. Si trovano reperti di una magnificenza e di uno sfacelo che superano la nostra immaginazione. Ciò che hanno rispettato i barbari l'hanno devastato i costruttori della nuova Roma. Questa analisi è di Wolfgang Goethe a Roma. Goethe, 7 novembre 1747. E allora siamo ben consapevoli, nessuna demonizzazione, questo deve essere chiaro, anzi, abbiamo preso da poco appuntamento con delle associazioni, anche in particolare con l'ACE, già dalla prossima settimana. Tuttavia esistono dei modelli di business già ampiamente utilizzati nelle altre capitali europee, e non parlo sempre di quelle nordiche, per esempio anche in Spagna, dove per fare una metro analoga al metro ci hanno messo 36 mesi. Ebbene, questi modelli di business potrebbero essere applicati anche a Roma, e si parla del settore dei costruttori che ha trovato in queste altre realtà nuova linfa in interventi di recupero, di adeguamento del patrimonio esistente, anche con le rivoluzioni di costruzione, e anche ovviamente, come fanno gli altri, riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico. Un altro settore peraltro che gioverebbe da queste politiche è quello della produzione e quindi anche della distribuzione, del commercio di materiali di impianti tecnici, specialmente quelli legati all'impiego di fonti energetiche pulite e rinnovabili. Quindi un vero e proprio punto di edilizia potremmo avere anche a Roma. Movimento 5 Stelle, cosa proponeva, cosa proponiamo tuttora? Movimento 5 Stelle, affinché la città torni ad essere a misura d'uomo, che è uno slogan ormai usato e sfruttato da decenni, quindi è l'ultima volta che è uscito, ritiene di fondamentale importanza quello innanzitutto di rivisitare il concetto e la missione proprio dell'urbanistica, facilmente a Roma. Una città che è prigioniera degli interessi di pochi a scapito dei bisogni di tutta la comunità. Infatti assistiamo impotenti, devo dire, al degrado della qualità della vita nelle periferie, al congestionamento del centro storico, alla devastazione dell'area, alla riduzione della qualità dei servizi, all'aumento dei tassi di inquinamento, al crollo dei servizi di sicurezza sociale. Qui la lista va avanti per una pagina e mezza, comunque ci siamo capiti. Quindi di fronte a ciò, a tutto ciò, occorre sicuramente un'inversione di rotta, come diciamo ormai da un anno prima della campagna elettorale. Immaginare quindi un nuovo orizzonte di cambiamento. Occorre la capacità di inventare nuovi modelli di sviluppo, ma in alcuni casi nemmeno inventare, copiare quelli dei paesi
limitrofi ti hanno fatto meglio di noi, praticamente tutti, a parte la Grecia. L'Urbanistica deve essere uno degli strumenti decisivi per dare avvio e quindi animare questa aspettativa di urgente cambiamento, una nuova stagione. Però l'urbanistica non più interpretata come un mero strumento per la regolazione di interessi immobiliari, ma come strumento di allocazione di capitale mobile che determini processi di valorizzazione virtuosa e sociale. Quindi vogliamo superare il dualismo tra spazi urbani e rurali, bloccare l'espansione e spezzare la crosta edilizia attraverso una compenetrazione ecologica tra natura e città, ripeto, come già fanno in altre parti del mondo. I punti, ne leggerò solamente qualcuno, che potrebbero indirizzare l'amministrazione verso un'urbanistica più al servizio della collettività della città. Stop al consumo di suolo, non come slogan che probabilmente hanno utilizzato moltissimi partiti e forze. Reale stop al consumo di suolo e mai più aree di riserva. Salvaguardia dell'agro romano. Tra tutela e anche innovazione. Andatevi a vedere il nostro programma, le idee imprenditoriali proprio nell'ambito dei settori dell'agro-urbano. Città policentrica e radiocentrica. Rivalorizzare la piazza come luogo di incontro. La partecipazione reale, non quella di 30 giorni sul sito del Comune di Roma. La partecipazione finta ha dato luogo a situazioni come quella citata prima, ritornaraggio. Altri punti, devono essere reperite aree di recupero centrali e periferiche, semi periferiche, caserme, uffici dismessi, eccetera, per poter definire una nuova politica della residenza a canoni non superiori al 20% dei redditi familiari, altrimenti non ci si fa. Il patrimonio pubblico residenziale non va venduto, ma va valorizzato, già definito. Ha insistito più volte sulla delibera che poi avremo modo di riprendere e discutere in aula per molto tempo. Riqualificazione urbana dei campi di opportunità, censimento del patrimonio immobiliare pubblico, se ne parla non dalla recente consigliatura ma da oltre 40 anni. Blocco delle vendite degli edifici e terreni, una vera anagrafe immobiliare e tante altre questioni che l'amministrazione, che la maggioranza ignora o vuole.